Ci sono dei casi di cronaca nera dei quali si parla per mesi, per anni, alla disperata ricerca del colpevole. Ce ne sono altri di cui si continua a discutere, proprio per la loro efferatezza. E poi ci sono delle storie che vengono dimenticate, chissà perché. Non crederete a quello che state per sentire. Sono Black Pralin e racconto storie nere. Marzo 2006, provincia di Parma. Maria Virginia Fereoli, per tutti i Virgi, è una ragazza di 17 anni. Vive a Felino, a 17 chilometri da Parma, insieme a suo padre Achille e alla madre, Isabella, che gestiscono un ristorante. Frequenta la quarta G, al liceo scientifico Ulivi. È una ragazza molto bella e intelligente, con un carattere forte e deciso. È una ragazza molto determinata e matura per la sua età. E la sera del 28 marzo, Virginia non è di buon umore. Ha pianto, sfogandosi con sua mamma per alcune materie insufficienti sulla pagella. La signora Isabella, però, la consola. Le dice di non piangere, ma di pensarla come una gara in bicicletta. Deve decidere lei se stare tra i primi o in fondo al gruppo. Poi, la mamma le dice di raggiungere la nonna che l'aspetta per cena, ma Virginia quella sera non ha fame. Dice che mangerà soltanto uno yogurt. La signora Isabella la saluta e va a lavorare al ristorante. Quella sera ci sono pochi clienti e i signori Fereoli decidono di chiudere il locale un po' prima. Rientrano a casa intorno alle 23:15. Il padre della ragazza nota subito da fuori la luce accesa in camera di Virginia. Quando salgono, però, la ragazza non c'è. Nella sua stanza c'è la porta socchiusa. La luce e il computer sono accesi. Intorno alle 21, Virginia ha detto alla nonna che sarebbe uscita per una decina di minuti. Non ha aggiunto altro. Sono passate più di 2 ore, ma la ragazzina non è rientrata. Il padre inizia a telefonarle, ma il suo telefono risulta spento. Achille Fereoli si allarma immediatamente. Ogni volta che sua figlia esce, dice sempre dove andrà e non si trattiene mai fuori a lungo, soprattutto la sera. Era sua abitudine avvisare i genitori delle sue uscite quando loro si trovavano al ristorante e suo padre le chiedeva di fargli sempre uno squillo una volta rientrata a casa. Quella sera però Virginia avvisa soltanto la nonna di quell'uscita di 10 minuti. Achille Fereoli non riesce a spiegarsi dove possa essere andata sua figlia. Evidentemente, Virginia sapeva che sarebbe tornata di lì a poco. Un'uscita veloce, per la quale non ha ritenuto neppure di avvisare i genitori come faceva di solito. Il suo telefono spento è un altro particolare che fa crescere la preoccupazione del padre, perché Virginia, come tutti i ragazzi, quel telefonino non lo spegneva mai. Achille Fereoli ha un brutto presentimento. È agitato, al punto da dover ricorrere a delle gocce di ansiolitico. Il comportamento di Virginia è anomalo. Sente che le è successo qualcosa. Sua figlia deve essere in pericolo. Non avrebbe mai fatto preoccupare la nonna. Se le ha detto che sarebbe tornata entro 10 minuti e non lo ha fatto, è perché qualcosa o qualcuno glielo ha impedito. Insieme a sua moglie inizia a girare per il paese alla ricerca della ragazza. Virginia era solita partecipare alle cene e alle feste organizzate in parrocchia. Vanno a controllare anche lì, ma della ragazza non c'è traccia. I Fereoli girano letteralmente per tutto il paese, andando in tutti i luoghi di ritrovo dei ragazzi. Contattano anche gli amici, ma nessuno l'ha vista. Ritornano a casa e provano a cercare sul computer di Virginia le tracce di contatti con qualcuno con il quale potrebbe aver preso un appuntamento. Ma non c'è niente. Disperato, il signor Achille contatta la compagnia telefonica. Vuole sapere se sua figlia ha telefonato a qualcuno prima di uscire.
Durante la notte riesce ad accedere ai numeri chiamati dal telefono della figlia. Intorno alle 21:30 Virginia ha telefonato ad un suo amico. Il padre si infila in macchina e corre a casa del ragazzo. È notte fonda. Lo sveglia e gli chiede che cosa si siano detti quella sera, ma non emerge niente di particolare. Virginia aveva chiamato il suo amico chiedendogli di uscire. Lui però le aveva risposto che stava guardando la partita. C'è una partita di Champions quella sera. Il giorno dopo, inoltre, si sarebbe dovuto svegliare presto perché doveva sostenere un esame all'università. Al telefono, la ragazza era assolutamente tranquilla. Durante le ricerche quella sera, Achille Fereoli e sua moglie setacciano tutti i parchi del paese. Alla moglie viene in mente che una volta era andata a prendere sua figlia nei pressi del parco Collodi. Così dice al marito che forse dovrebbero provare ad entrare anche lì. Nel punto in cui si trovano però non è possibile entrare con la macchina, così fanno il giro per entrare dal lato opposto, ma di Virginia non c'è traccia. È una notte tremenda, lunghissima. I genitori della ragazza aspettano un cenno, una telefonata. Continuano a pensare a che cosa possa essere successo, a dove sia Virginia. Quando alle 6 del mattino suonano alla porta i carabinieri. E quello che accade dopo, suo padre fa ancora fatica, persino a ricordarlo. Hanno trovato Virginia. È morta. Achille Fereoli fa fatica a restare in piedi e sente le urla disperate di sua moglie. Come un automa si mette in macchina per raggiungere l'obitorio per il riconoscimento. La sera in cui Virginia è uscita di casa, nel giro di pochi chilometri, c'è stato un altro omicidio. Sì, perché Virginia è stata assassinata. A San Martino Sinzano, Andrea Salvarani, un tassista di 51 anni, è stato rinvenuto in un fossato. Qualcuno gli ha sparato un colpo di pistola alla testa. Alle 23:30 di quel 28 marzo, il turno di Andrea Salvarani era quasi finito. Avrebbe staccato a mezzanotte. Il tassista aveva ricevuto una chiamata per prelevare una ragazza che aveva bisogno di un taxi in piazza Garibaldi, a Parma. Il suo taxi, però, Roma 63, non è mai arrivato in piazza Garibaldi. Infatti la ragazza aveva richiamato il numero, lamentando il fatto che stesse aspettando da diversi minuti. Ma Roma 63 non era arrivato. Così aveva chiamato un altro taxi. Sicuramente Salvarani ha fatto salire un altro cliente che doveva raggiungere un punto lungo la tratta per arrivare in piazza Garibaldi. Ma poi deve essere successo qualcosa. Quell'ultimo cliente ha dirottato la corsa del taxi e poi ha sparato a Salvarani a bruciapelo. Alle 3 del mattino, prima del ritrovamento dei corpi senza vita di Virginia e di Andrea Salvarani, un ragazzo si presenta alla caserma dei carabinieri di Fiorenzuola. Si chiama Stefano Rossi, ha 22 anni e vive a Barbiano di Felino. Il ragazzo racconta una storia strana. Dice di essere stato aggredito nel parco Collodi mentre si trovava con una sua amica. Era stato uno sconosciuto. L'uomo gli aveva intimato, minacciandolo, di andarsene. E quando Stefano era ritornato, aveva trovato la sua amica morta. La sua amica è Virginia Fereoli. Stefano Rossi è un ragazzo problematico. Suo padre è morto di overdose. Lui è cresciuto con la mamma e i nonni. I servizi sociali lo conoscono bene. Giocava bene a calcio Stefano nella categoria dilettanti. Poco a poco però è diventato un bullo, a capo di una banda di teppistelli. Stefano aveva una pistola e se ne vantava con tutti. Aveva preso il porto d'armi ad uso sportivo. I carabinieri di Felino si erano opposti al rilascio di quel porto d'armi per il passato difficile del ragazzo, ma era bastato un ricorso al TAR su richiesta della madre per farglielo ottenere. Stefano era stato preso in carico dal centro di igiene mentale per 10 mesi. Aveva solo 16 anni, quando aveva aggredito Mirko Bernardi, un vigile urbano. A 17 anni è stato denunciato per aver bruciato con una sigaretta un ragazzino, senza contare gli atti di vandalismo all'oratorio. Il parroco, Don Enzo Salati, aveva detto a lui e ad alcuni suoi amici di andarsene,
di non presentarsi mai più in parrocchia e per tutta risposta gli avevano scritto «Devi morire» sulla porta. Un'altra volta lui e i suoi amici avevano lanciato dei sassi sulle auto che passavano. Mentre Stefano è in caserma, i carabinieri si recano nel parco dove dice di aver trovato la sua amica morta e si ritrovano davanti ad una scena da film dell'orrore. La ragazza a terra, priva di vita, è Virginia Fereoli. Il ragazzo viene interrogato per diverse ore e ad un certo punto crolla, ammettendo di essere stato lui ad ammazzare Virginia. Ma non è tutto. Dice di aver ucciso anche un'altra persona quella notte. È un tassista, lo trovate in un fosso a San Martino Sinzano. Ho litigato con lui e gli ho sparato. Le parole di Stefano sono agghiaccianti. Ho litigato con Virginia, come può succedere fra uno spasimante e una ragazza che si ritrae. Stefano, da circa 3 mesi, non lasciava in pace Virginia. Gli amici sanno che le telefonava spesso per chiederle di vederla. Ogni volta che la vedeva, la insultava pesantemente, spalleggiato dai suoi amici. Lei gli rispondeva a tono. Non era certo una ragazza che le mandava a dire Virginia, ma lui continuava. Ogni giorno, ogni volta che la incontrava, insultandola. Poi però, quando era da solo, la riempiva di messaggi per scusarsi. Una volta aveva anche aggredito un ex fidanzato della ragazza. Si chiama Paolo, un gran bravo ragazzo. Si erano lasciati, ma erano rimasti amici. Stefano Rossi era molto geloso e aveva picchiato Paolo selvaggiamente. A poche centinaia di metri dalla caserma dei carabinieri di Fiorenzuola c'è un taxi imbrattato di sangue. All'interno una pistola. In un cassonetto nei dintorni c'è un giubbotto insanguinato. I carabinieri riescono a ricostruire quella notte. Stefano, la sera del 28 marzo, telefona ad un suo amico. Si chiama Marco Ghirardi. Sono amici da tanto tempo. I due si incontrano alle 19:15 in piazza, a Felino. Ghirardi gli propone di uscire, ma la risposta di Stefano è molto precisa. No, stasera ho da fare, se mi libero ti chiamo io. Sono i tabulati telefonici a raccontare chiaramente che cosa sia successo. C'è una prima chiamata alle 21:33. Stefano chiama Ghirardi. La telefonata dura 57 secondi. È una telefonata fatta per accordarsi per uscire. Inoltre, Rossi gli chiede un passaggio fino a Parma. Ghirardi però sta guardando la partita col padre e gli dice che uscirà più tardi. Alle 21:47 Rossi lo richiama. È una chiamata breve. Dura circa 6 secondi. Poco dopo, Ghirardi lo ricontatta e gli dice che sta per raggiungerlo. Stefano Rossi ha appena ucciso Virginia. Ghirardi racconterà di essere arrivato in auto e di aver visto Stefano Rossi arrivare verso la sua macchina a piedi, con una bottiglia di vodka in mano. Stefano sale sulla macchina dell'amico, che nota subito che la bottiglia di vodka è vuota. Ghirardi nota il calcio di una pistola che spunta dal fianco di Rossi, il quale gli chiede di accompagnarlo a casa di una sua zia. Qualche istante dopo, però, Stefano, che è visibilmente ubriaco, pronuncia una frase tremenda. «Ho ammazzato Virginia a coltellate». Marco Ghirardi stenta a credere alle parole dell'amico. «Ma sei impazzito? Ma che dici?» Rossi gli risponde che lo voleva fare da tanto tempo. Ghirardi racconta di non aver creduto alle parole di Stefano, perché era completamente ubriaco. Racconterà inoltre ai carabinieri che Stefano aveva i vestiti puliti, le mani pulite. Se avesse compiuto davvero un omicidio, pensa Ghirardi, si sarebbe dovuto sporcare. Inoltre, ai carabinieri, Marco racconterà di aver avuto anche paura, perché Rossi aveva con sé quella pistola ed era ubriaco fradicio. Stefano coglie la paura nel volto del suo amico. Lo guarda e gli dice: «Hai paura che ammazzi anche te?» Nei pressi di Viale Fratti, Rossi scende dall'auto e dice che andrà da sua zia, che abita in Via della Repubblica. Marco Ghirardi racconterà che Stefano lo ha salutato dicendogli: «Auguri a tutti! Ci vediamo in un'altra vita».
Stefano aveva dato un appuntamento a Virginia in quel parco, a soli 7 minuti a piedi da casa sua. Sarebbero stati da soli. Lei era decisa a parlargli una volta per tutte. E questa volta non ci sarebbe stata quella banda di bulli a spalleggiarlo. Virginia non voleva assolutamente diventare la sua fidanzata. Forse lui si era illuso di poterla convincere quella sera. C'è però un particolare agghiacciante. Con sé Stefano aveva uno zainetto. Ce l'aveva fin dal mattino. Dentro c'era una pistola, una 357 Magnum col tamburo carico e 40 proiettili di scorta, un nunchaku e un coltello da cucina. Forse le parole dette a Marco Ghirardi. Era da tanto tempo che lo volevo fare. Rappresentano una chiara prova di premeditazione. Virginia è stata trovata davanti ad una panchina. Scalza, con il viso coperto di sputi. È stata strangolata e trafitta da un numero di coltellate che è persino impossibile immaginare. Stefano Rossi si è accanito contro di lei per 400 volte. 400 coltellate ad una ragazzina di 17 anni che poi ha abbandonato con la lama conficcata nella pancia e le braccia aperte e le calze infilate sulle mani. Il comandante provinciale dei carabinieri di Parma, Marino Ollari, dichiara che alla fine della confessione il ragazzo si è chiuso nel mutismo e non ha saputo chiarire il perché abbia ucciso il tassista. Virginia è stata abbandonata in un prato pieno di fiorellini azzurri. Gli occhi della Madonna li chiamano. Aveva detto a Stefano che aveva accettato di uscire un attimo con lui perché non voleva essere sgarbata. «Non voglio diventare la tua ragazza», aveva però detto per l'ennesima volta. E in quel momento, mentre lei si è voltata per andarsene, che Stefano l'ha aggredita. Prima l'ha strangolata, le ha stretto le mani attorno al collo e poi l'ha colpita 400 volte con quel coltello da cucina. Ad Andrea Salvarani, il tassista 51enne che lo ha caricato intorno alle 23:30 sulla sua Skoda, Stefano Rossi chiede di andare verso Colorno. Poi non si sa bene per quale motivo. Scoppia una lite e gli spara. Rossi ruba anche i 270 euro nelle tasche di Salvarani e riparte con la Skoda Octavia del tassista, auto con cui raggiunge Fiorenzuola e parcheggia vicino ad un distributore dell'Agip. Stefano entra in un bar, beve 2 Bacardi Breezer, poi prova ad andarsene con l'auto di Salvarani, ma non riesce più a metterla in moto perché quell'auto ha il cambio automatico. Il proiettile è entrato nello zigomo di Andrea Salvarani ed è uscito da sotto l'orecchio, senza toccare il cervello. Il tassista viene abbandonato, agonizzante, in un fossato dalla parte opposta della strada. Forse se fosse stato soccorso, si sarebbe salvato. Prima di andare in caserma, Stefano passa al bar e beve ancora. Inizia il processo ed è imputato anche Marco Ghirardi per favoreggiamento. L'accusa sostiene che nonostante Ghirardi non abbia creduto nell'immediato alle parole di Stefano Rossi, sapendolo armato e ubriaco, lo ha comunque lasciato da solo in quelle condizioni, rischiando che potesse fare del male a qualcuno, come è accaduto con l'omicidio del tassista. L'accusa chiede al giudice Marco Vittoria, per Ghirardi, una pena di 3 anni e 6 mesi, con la richiesta di non concedere nemmeno le attenuanti generiche. L'avvocato difensore di Ghirardi, Luigi De Giorgi, invece, chiede l'assoluzione, in quanto Marco non ha ostacolato le indagini. Sostiene che il suo assistito abbia creduto che Stefano Rossi fosse in preda ai fumi dell'alcol, che straparlasse, insomma. Per la famiglia di Andrea Salvarani, Ghirardi è colpevole quanto Rossi. Se avesse avvisato i carabinieri, Stefano Rossi sarebbe stato fermato prima di uccidere il tassista. Il padre di Virginia non si dà pace. Come può essere possibile, si chiede, che una persona alla quale qualcuno racconta di aver commesso un omicidio non si faccia venire nemmeno un minimo dubbio e possa andarsene a casa a dormire tranquillamente. Paolo Salvarani, il fratello di Andrea,
è convinto che Stefano Rossi abbia dirottato il viaggio del taxi di suo fratello, magari minacciandolo con la pistola. Andrea, forse, si è anche reso conto di essere in pericolo. Paolo Salvarani è convinto che Rossi sia stato aiutato da un complice. Le tracce di sangue di suo fratello sono tracce da trascinamento e poi da gocciolamento. Una volta tirato fuori dall'auto, suo fratello era stato sollevato, ma per farlo dovevano essere per forza in due. Andrea pesava quasi 90 kg. C'era stata anche una testimonianza. Una coppia ferma sulla piazzola dell'Agip, con un mezzo in panne, aveva dichiarato di aver riconosciuto Stefano Rossi arrivare al volante di una Peugeot 206 grigia con i cerchioni bianchi un'ora e mezza dopo il taxi alla cui guida c'era uno sconosciuto. Questa testimonianza però non ha portato a nulla. Nel novembre del 2006 viene interrogato un ragazzo di 24 anni che si è presentato spontaneamente ai carabinieri. Dichiara di aver visto Marco Ghirardi e Stefano Rossi intorno alle 19:30 e di averli sentiti mentre si accordavano per rivedersi più tardi. Poco prima aveva visto Stefano Rossi in un bar di Felino. Avevano chiacchierato e prima di andarsene il 24enne gli aveva fatto uno scherzo. Aveva nascosto lo zaino che Rossi aveva con sé, ma senza conoscerne il contenuto. Lo scherzo era finito poco dopo e lo zaino era stato restituito a Stefano. Il testimone racconta di essere uscito dal bar insieme a Rossi e poi di aver visto Rossi e Ghirardi parlare. Ghirardi era seduto in macchina. Viene ascoltata anche l'ex fidanzata di Marco Ghirardi. Il giorno dopo il duplice delitto, Marco le aveva raccontato di essere stato chiamato da Stefano, il quale gli aveva chiesto un passaggio, aggiungendo di averlo trovato completamente ubriaco e di aver visto la pistola. Rossi gli aveva detto di aver ucciso Virginia. Ghirardi avrebbe detto alla sua ex: «Non te l'ho detto subito perché non ci credevo». Dopo aver sentito il racconto, la ragazza si è sentita male. È il dicembre del 2008. Marco Ghirardi, accusato di favoreggiamento nei confronti di Stefano Rossi, è a processo. Viene interrogato anche suo padre, che in seguito diventa a sua volta indagato per reticenza e falsa testimonianza. L'uomo racconta che la sera del 28 marzo 2006 suo figlio era a casa. Stavano guardando insieme la partita della Juventus. Poi Marco aveva ricevuto delle telefonate da Stefano. Alla prima telefonata Marco ha detto a Rossi che non lo avrebbe raggiunto. «Mio figlio stava guardando la partita e ha detto a Rossi che non ci sarebbe andato». Poi era arrivata la seconda chiamata, a distanza di 10 minuti dalla prima. A quel punto, racconta Ghirardi, suo figlio si era vestito per uscire ed era rientrato dopo circa un'ora. Quando Marco rientra a casa, non racconta nulla al padre e la mattina dopo due carabinieri in borghese arrivano a casa Ghirardi chiedendo del ragazzo. «Non si preoccupi, suo figlio non c'entra, dobbiamo parlargli». E a questo punto che l'uomo viene a sapere, da voci che circolano in paese, del duplice omicidio. Il padre di Marco in aula sostiene che il figlio non gli abbia detto assolutamente nulla quella sera e che se avesse saputo qualcosa sarebbe andato immediatamente dai carabinieri a raccontare tutto, ma non sapeva nulla. Marco Ghirardi in aula continuerà a ripetere di non aver creduto alle parole di Rossi perché era completamente ubriaco. Aveva spiegato tutto a suo padre il giorno successivo, ma da quel momento non ne avevano più parlato. Anche il padre di Ghirardi ha raccontato di non aver dato credito alle parole di Stefano, riportate da suo figlio. Il PM Giorgio Grandinetti in aula ricostruisce la dinamica delle telefonate tra Rossi e Ghirardi. La prima è stata ricevuta da Ghirardi alle 21:33 del 28 marzo, durata 56 secondi. La seconda è stata ricevuta da Ghirardi alle 21:47, durata 6 secondi. Secondo l'accusa, durante la prima telefonata, Rossi potrebbe aver raccontato a Ghirardi l'accaduto chiedendo aiuto. La seconda telefonata, molto breve, potrebbe essere stata fatta per dare il via a Ghirardi affinché uscisse di casa per raggiungerlo. Queste sono le parole dell'accusa nei confronti del padre di Ghirardi. «Crede veramente che quello che dice sia credibile? C'è un efferato omicidio in paese. Suo figlio le racconta solo poche parole e lei non chiede nulla. Lei non vuole sapere». Marco Ghirardi viene condannato in primo grado a 2 anni e mezzo nel 2008 per favoreggiamento.
Nel 2012 però viene assolto perché il fatto non costituisce reato. Il 3 febbraio del 2010 la Corte di Cassazione conferma per Stefano Rossi la condanna all'ergastolo e a 2 anni di isolamento diurno per il duplice omicidio di Virginia Fereoli e di Andrea Salvarani. Il suo legale aveva più volte chiesto che al giovane venisse riconosciuta la semi-infermità mentale. È la sera del 21 marzo del 2012. Stefano, che è rinchiuso nel carcere di Via Burla, a Parma, viene trovato senza vita nella sua cella. Si è suicidato, infilando la testa in un sacchetto di plastica pieno di gas della bomboletta che tutti i detenuti detengono legittimamente. Gli agenti lo hanno trovato cadavere durante il giro di controllo. L'allarme è scattato alle 21:24. Sono intervenuti immediatamente, ma per lui non c'era più niente da fare. Il fratello di Andrea Salvarani, Paolo, ha deciso di mettersi alla guida di un taxi 6 mesi dopo la morte di suo fratello. Racconta di essere rimasto colpito dal suicidio di Stefano. Pensava di rimanere più freddo, visto ciò che Rossi ha fatto alla sua famiglia. E aggiunge: considerando i problemi familiari che il ragazzo ha avuto, le difficoltà della sua infanzia, avrebbe dovuto essere protetto di più, ma andava fatto prima. Achille Fereoli, il padre di Virginia, racconta di non aver mai avuto sentimenti di vendetta e di non aver neanche provato sollievo alla notizia della morte in carcere di Stefano Rossi. Ogni volta che durante il processo si era ritrovato a meno di 1 metro da lui, Achille Fereoli era rimasto immobile. Chiunque forse avrebbe perso la testa, ma lui, con la forza della disperazione, ha mantenuto i nervi saldi. A 10 anni dall'omicidio di Virginia, sua mamma dice di vivere con lei addosso, continuando a pensare a come avrebbe vissuto, a come avrebbe commentato qualsiasi cosa. Ci si sente in colpa a sopravvivere ad una figlia, e dopo 10 anni la signora Isabella continua a chiedersi se tutto quello che è successo sia successo davvero. Il signor Achille cerca di tenersi impegnato conducendo una vita frenetica per non pensare. La vigna, il ristorante. Ma dal 2006 non riuscire a darsi delle risposte. È la cosa peggiore. Ripensa a Virginia, che sembrava sempre quasi avere fretta, come se sentisse che il tempo le sarebbe mancato. Achille Fereoli dice di sentirsi un orfano, come se la morte della sua bambina avesse per loro invertito i ruoli. È l'aprile del 2016. Sono passati 10 anni dall'omicidio di Virginia e viene inaugurato il Giardino di Virgi, un'area verde adiacente la Casa della Salute di Via Perlasca a Felino. Fiori, piante, alberi e panchine. È stata installata anche una stele di pietra, con sopra incisa una frase: «L'amore è più forte della morte». Nel maggio del 2022, il giardino dedicato a Virgi, all'interno del Liceo Ulivi di Parma, viene rinnovato. Sono stati aggiunti dei tavolini e delle sedie ai quali potranno accedere gli studenti. C'è una panchina rossa e un arcobaleno, oltre ad una targa che dice: «Il giardino di Virgi, dedicato a Maria Virginia Fereoli». Ci sono cose che neanche la polvere del tempo potrà mai cancellare. Una di queste sei tu, Virgi.